Michele Santoro, premio Edeona alla carriera per il giornalismo televisivo. Come è cambiato il mestiere di giornalista televisivo da quando lei ha cominciato ai nostri giorni? Da un certo punto di vista è più facile farlo perché con i nuovi mezzi tecnologici noi abbiamo la possibilità di fare ciò che per esempio quando io ero molto più giovane non si poteva fare. È chiaro che internet ci offre delle possibilità enormi di poterci esprimere. Da un altro punto di vista è diventato più difficile perché il peso, diciamo, degli oligopoli organizzati impedisce poi alle piccole idee di poter emergere e di diventare grandi. Secondo lei c'è qualcun altro a parte lei che potrebbe meritare il premio che ha ricevuto? Certo, ci mancherebbe che non ci fossero altri a cui dare un premio come questo. Quando ha cominciato la sua carriera, immaginava già il successo che poi avrebbe avuto? No, devo dire che non ci pensavo per niente, poi come tutte le cose, diciamo, il mio ingresso nella televisione, dalla porta della conduzione è stato abbastanza casuale, è stato merito di un mio collega e di un mio compagno di avventura, il quale avrebbe dovuto condurre una trasmissione al posto mio, ma siccome l'avevo progettata quasi per intero io, allora lui ha voluto che fossi io a condurla perché la sentiva più, diciamo, nelle mie corde. Lei che futuro vede per la televisione italiana? Pensa che sia in grado di competere con la televisione estera? Ma dal punto di vista industriale noi abbiamo tutta la capacità di essere competitivi sul piano internazionale. Il fatto è che sempre di meno si scommette sul giornalismo in Italia. Perché, come ho cercato di spiegare in questa mia performance di stasera, noi teniamo in piedi un sistema televisivo molto quantitativo, fatto di molti contenitori, che produce a bassissimo costo. Quanta libertà di pensiero c'è nella televisione italiana, nonostante l'abbondanza di spazi? Per dire zero, nel senso di anno zero. Ma ce n'è poca perché veniamo fuori da 10 anni dove abbiamo avuto la concentrazione del potere televisivo in pochissime mani, per non dire in due mani sostanzialmente. Lei che cosa farebbe come direttore generale? Parecchie cose, però la cosa principale è riuscire a riprendere in mano tutti i generi che sono diventati desueti nella nostra televisione. Bisognerebbe far lavorare tutti quelli che hanno la capacità di farlo e che attualmente non possono farlo. Bisognerebbe trovare quelli che hanno il talento per potersi esprimere e che nessuno cerca più. E cioè, che cosa lascia secondo lei in eredità ai giovani questa televisione? Ah, sai, alla fine la televisione lascia sempre qualcosa, perché nella storia di un paese questo enorme materiale audiovisivo che la televisione produce alla fine è la storia del nostro paese. Che consigli darebbe ai giovani che volessero intraprendere la sua carriera? Ma il consiglio principale è quello di cominciare a fare questo lavoro dove e come è possibile. Poi con internet cominciare a fare questo mestiere. Puoi cominciare e soprattutto se trovi redazioni aperte come la mia, se fai delle cose di discreta qualità puoi anche trovare facilmente ascolto, no? È difficile fare questo lavoro, però in realtà è meno difficile che in passato. Forse è più difficile stabilizzarsi. Va bene, la ringrazio per l'intervista. Grazie a voi.